la testa abbiamo detto tessuto di lycra. Il cartamodello è questo qua. E per farvi capire, io ho tagliato un quadrato 10x10 con le punte, tutti e quattro angoli arrotondate. In questo caso la testa a me piace, vi faccio vedere in questa bambola, a me piace che la testa sia praticamente proporzionale al corpo, sì? E se a voi vi piace la testa più grande, basta invece di farla di 10x10, potete fare 12x12 o al massimo 14x14, vengono delle bambole con le teste molto più grandi. A me particolarmente mi piace quasi proporzionale al corpo, sì? E allora, abbiamo detto tessuto lycra per fare i costumi da bagno, colore carne, e io inizio a cucire. Non vi preoccupate se lo vedete così piccolo, pensate che così piccolo ho fatto questa testa, Quando finisco le bambole, la bambola con questo cartamodello che io vi pubblicherò sul sito, e se lo stampate è un foglio A4 e la bambola misura 30 cm. Allora, iniziamo sempre in parte mezzo, o qua, o qua, o qua, o qua. Faccio vedere. Prima il primo punto sempre doppio. Sì, dopo quando tiro non si deve rompere. E poi così, Io non saprò dire in italiano questo, come si fa, come si chiama questo punto. Visto che la madrelingua mia è lo spagnolo, sono cose che per spiegare in italiano non ne so dire. Però faccio capire così. Continuo a fare questa cucitura per tutto il giro fino a trovarmi da dove sono partita. Una volta che siamo arrivati qua, allora io tiro in modo che il cerchio che si fa in mezzo misure più o meno 2 cm di diametro, da 2 a 3 cm. Questo cerchio, faccio così, questo cerchio deve misurare da 2 a 3 cm, più o meno. Io ce l'ho 2 e mezzo, possiamo stringere ancora un po' di più. Quando arrivo a questa misura basta solo fare doppio punto, rinforzare e voilà. E qui ce l'abbiamo già una parte della testa, la testa sarebbe, non è una parte. Bene, era un quadrato. Quindi che quando noi facciamo così deve rimanere anche un quadrato. Qui ci sono le quattro punte. Adesso iniziamo a riempire. Per riempire io faccio così. E
La prima palina la metto in mezzo. Così in mezzo rimane liscia. E poi continuo a riempire, ma sempre nel contorno, sempre di qua. Ok, come ho detto prima, la testa è un quadrato, quindi che io cerco i quattro angoli, cerco di riempire i quattro angoli. Perché? Adesso vi faccio capire, vi faccio vedere il perché. Prima di tutto, così rimane con profondità. E poi che con i quattro angoli io posso darle la forma alla testa. Quindi possiamo fare così. E abbiamo già la testa, dall'altra parte rimane così. Riempite quanto volete. Ecco. Non avete paura di riempire, perché questo tessuto non si rompe. È un tessuto talmente elastico che non si rompe. Quindi andate tranquilli a riempire ben per bene. Ecco fatto. E così abbiamo la testa. Cerchiamo sempre di darle la parte di sotto, sarebbe il mento, e poi darle un po' di forma la parte della fronte. Ok, vediamo se si vede così. Ok, adesso facciamo gli occhi. Per fare gli occhi io userò due spille e misurerò dove voglio mettere gli occhi. Li potete mettere o in su o magari più vicini. A me piacciono in giù e separati. Guardate bene in mezzo l'altezza, mi piace della metà in giù e separati.
Una volta già che misuro, uso queste perline che si comprano al Brico, che sono di 2-3 mm di diametro, vengono tanto sia in marrone come in bianco, e in bianco e in nero. Io userò adesso il marrone con filo forte nero. Vado all'altezza degli occhi, vado a cucire prima indietro, faccio due volte e cerco sempre di questa parte, non mai dell'imbottitura. Cerco dove respira, sì. Tiro via. E a questa distanza vado indietro, sempre di questa parte. Torno, tiro e adesso sì, metto la perlina. Passo tre volte. Questa è la seconda. Faccio la terza. Vado dall'altra parte con lo stesso filo, senza tagliare il filo. E cerco l'altro. Caduta la pistola. Metto seconda perlina. Tiro in modo che siano tutti e due uguali e faccio tre volte anche con questo. Tutto fatto, rinforzo dietro, e così è fatta la testa. Con un po' di blush colore rosso, rosa,
Bene, adesso possiamo dire che lo mettiamo da parte. Abbiamo il corpo, gambe, latte e anche la testa. Adesso solo resta assemblare e fare vestito e le scarpe.